Non capisco perché gli sbirri se la prendano tanto. Mi sono limitato a rapinare una barca. Quel furgone della TV ci blocca la strada! Fermi e sorridete alla telecamera. Frenate! Abbiamo un debito di gratitudine con quell'oca della TV, Fufu. Agente, la pregherei di scollarsi dalla nostra antenna. Tra poco mi passeranno la diretta per il notiziario. Si tolga di lì, signora. Stiamo inseguendo Mr. Sciatto e la sua banda. Non mi dice niente di nuovo. Sono qui per filmare il capitano Harris mentre lo arresta. Arresta? Arresta chi? Mr. Sciatto se l'è appena squagliata. Questa sì è una notizia. Ora, signora, le conviene alzare i tacchi. Se fossi Mr. Sciatto, manderei al capitano un bigliettino di ringraziamento. È una fortuna per i cittadini di questa città che lei coordini l'azione. Risparmia l'adulazione, Proctor, almeno finché non siamo in onda. Accelera piuttosto, sennò quei vermi della scuola si prendono il merito. Fermi! Che state facendo, imbecilli? Spostiamo il furgone per inseguire Mr. Sciatto, capitano. Vuoi dire che non lo avete ancora catturato? Forse non è il momento per un'intervista, signore. Ma perché non mi assegnano mai dei veri duri su cui poter contare? Maoni e Jones a tutte le unità. Abbiamo individuato l'auto di Mr. Sciatto. Cerchiamo di bloccarla. Apri il fuoco, Jones! Guardate lassù, un frullatore della polizia. Già, e ci sta mitragliando. Al riparo! Sono entrati nella fabbrica di cioccolata! Sta buono, Fufu, altrimenti ci scopriranno. Usiamo l'esplosivo per stanarli, Jones. Ma non è giusto. Da quando in qua usano le bombe a mano. Parla, Maoni. Abbiamo Sciatto e i suoi tirapiedi nella fabbrica di cioccolata. Continua così, Jones. Li ha inchiodati. Mr. Sciatto, la dichiaro in arresto. Ci arrendiamo, sbirro. Maoni, Jones, non ho più bisogno di voi ora. Mi metterò qui, così potrete riprendermi a figura intera. Proctor, più luce per le telecamere. Subito, signore. Ehi, bel cagnetto, non mi mordere. No, ma che diavolo. Ehi, giù le zappe, giù le zappe. Aiutatemi. E ora un'altra dolce sorpresina. Il mio spruzzatore di crema. Che schifo. Mandami il conto, baby. Scommetto che se ti frantumo nella tua testolina trovo noccioline. Ci siamo noi, capo. C'è sempre qualcuno che ti rovina la festa. Maoni ci ha avvisato per radio che il capitano poteva essere nei guai. Già, e vista la dimensione direi grossi guai. E nel resto, signori? Non ringhiarmi addosso, deficiente! Io ti sbatto dentro! Piano, piano, razza di idioti! Potrei andare in pezzi! Stia calmo, capitano. La portiamo subito in ospedale. E poi tutto marrone, non puoi immaginare che impressione mi ha fatto. Vorrei anche vedere. Per colpa tua, Sciatto è scappato, io mi ritrovo in queste condizioni. Oh. Per carità, signore, non faccia sforzi. No! Oh. No, oh. Oh, Proctor, questo è sabotaggio! Oh, no! No, oh, rimettimi subito per terra! Sì, signore, certo, signore! No, oh, oh, oh. Oh, ma perché? Capita tutto a me! Signore, vedrà che mi riscatterò, glielo prometto, mi dia solo un'altra possibilità! Proctor, chiunque sia disposto ad offrirti un'altra possibilità è più idiota di te! E l'ufficiale che più di tutti si è meritato la possibilità di sostituire l'infortunato capitano Harris è un vero capo carismatico, un prode, il tenente, come si chiama? Proctor. Ah! Anche loro approvano. Continuate pure, signori. E così proverò il capitano Harris che sono un tipo in gamba. Stia attento, signori.
Ehi, mi rovini la riga e i pantaloni! Mi vuoi lasciare andare? Oh, no! Una cosa è certa, quello li sa dare gli ordini. Mi sa tanto che avremo dei grossi problemi. Accidenti, Shatto. Best è il quarto membro della nostra gang che viene acciuffato da quei pivelli della scuola di polizia. Ma certo, boss. Come faremo a tirar fuori il nostro caro Best dalla prigione? Non preoccupatevi, ho ideato un piano. Vuoi farci intendere che li schiacceremo come una mosca? No, Bruiser. Innanzitutto rapiremo il sindaco. E dopo faremo scattare la trappola. Ci siamo, ecco l'auto del sindaco. Diamoci da fare, ragazzi. Oh, santo cielo! Sono il sindaco della città! Non potete prendermi per i fondelli! L'ho appena fatto! Ho idea, gente, che qualcuno si ritroverà! Una bella gatta da pelare! Tenente Proctor, facente funzioni di capitano, ci hanno appena consegnato questa cassetta video! Che filmetto sarà? Beh, speriamo che sia un bel film dell'orrore! C'è solo una cosa da fare, vederlo! È il sindaco! Oh, si direbbe che sia stato rapito! E quello è Mr. Shatto! Che cosa vorrà da lui? Ve lo spiegherò subito. Riavrete il vostro prezioso sindaco se lasciate andare Best. Best libero? Hai detto bene. Insieme a tre altri miei soci che al momento godono della vostra ospitalità. Mi stia a sentire, non siamo certo qui per rimettere in libertà i delinquenti. Sarò magnanimo, vi concedo un'ora esatta in caso contrario. Bye bye, baby sindaco. Oh, santo cielo, e ora che cosa facciamo? Oh, per la miseria, Jones, questo non è il momento di rompere con i tuoi effetti speciali. Io non c'entro, è stato lui. Pronto per la missione di salvataggio. Tackleberry ha ragione, tenente, usiamo l'artiglieria. Ho io il comando e dico che faremo come vuole Mr. Shatto. Lasceremo andare i prigionieri. Ma tenente, sono criminali, non può farlo. Sono facente funzione di capitano e per tutte le cose che capitano faccio quello che voglio. Sergente, apri subito la cella. Subito, capitano. Grazie, poliziotto quasi capo. È la prima volta che passo dalla porta per uscire. Così, grazie a Proctor, il crimine dilagherà in città. Non posso ancora crederci. Proctor ha lasciato andare quel furfante di Best e il resto della banda. Ah, forza, rimettiamoci subito al lavoro da bravi delinquenti. Terrestri, siete sotto l'attacco di una forza superiore. Ormai non avete scampo. E ora che cosa succede? È un'invasione di marziani. Quelli lì picchiano duro. Presto, rientrate in cella e a prova di alieni. Ehi, com'è che mi viene il dubbio che ci abbiano fregati? Perché sei un povero fesso. Blocca pure gli effetti sonori, Jones. Non sono io, provengono da lì dentro. Sono Proctor e Copla. Non gli diciamo che l'attacco è finito. Meglio di no, per il loro bene. Oh, grazie, il dottore mi ha detto di aggiungere ferro alla mia dieta. Ora troviamo il covo di Shatto e salviamo il nostro sindaco. Ci rimangono solo 46 minuti. Bisogna controllare per bene tutti i posti dove bazzica. Le bische, i ristoranti e via dicendo. Io mi occupo dei ristoranti. Io e Callahan penseremo alle bische. E a noi rimane il e via dicendo. Ok, Fulmine, comincia ad annusare questa cassetta e portaci dove è nascosto il sindaco. Come lo convinciamo a seguire la traccia di quella videocassetta? Magari non si ricorda come si fa. La direzione è quella! Avanti, fateci uscire, non è divertente, sapete? Ehi, là fuori, ci sentite? Aprite la porta del ripostiglio! Come potrò riscattarmi per aver rimesso in libertà quei tipaggi? Solo in un modo, signore, uscendo da questo buco e assicurando Shatto alla giustizia! Pronto! Oh no, è il capitano Harris al walkie-talkie! E ora cosa faccio? Proctor, ci sei? Salve, signore! È giornata bella, vero? Lei sta meglio? No, sto malissimo, grazie a te!
Come mai non hai risposto al telefono in ufficio? Oh, c'è qualche problema? Problema? No, capitano, glielo giuro, potrei risolvere questo caso anche su un piede solo. Swayciak, sei proprio sicuro che sia il covo di Mr. Shuttle? Ci restano 28 minuti per salvare il sindaco. Fagli vedere, fulmine! Ah, chi siamo? Bravo cucciolone! Ok, Shuttle, sei ormai con le spalle al muro. Non gli sembra vero di poter giocare a guardie e ladri. Hai 3 secondi di tempo per uscire con le mani alzate. Va bene, Shuttle, tempo scaduto. Niente, Mr. Shuttle, niente, sindaco, niente di niente. Però di certo era il covo giusto. Quella deve essere la telecamera con cui hanno ripreso il sindaco. Affermativo, quel furfante l'avrà trasferito in chissà quale nuovo nascondiglio. Ridammi subito il bacio, fulmine, con il tuo fiuto ci hai presi per il naso. Pausa, Maoni, ho trovato un indizio che Scott ha il ristorante preferito di Shuttle. Servi in tavola. Uno dei suoi scagnozzi ha appena comprato una pizza. Erano peperoni con formaggio. Mi viene la collina in bocca al solo parlarne. Ottimo lavoro, ti manderò Lisa e The Switcher con Fulmine. Così gli farete seguire la pista. Oh, non importa, io so seguire un profumo di pizza meglio di qualsiasi quattro zampe. Chiamata a tutte le unità. House ha rintracciato Mr. Shuttle, il sindaco al vecchio Luna Park. Ah, sbirri, hanno scoperto il nuovo nascondiglio. Bisognerà che esca e che corra ad avvertire il capo. Bene, bene, guarda cosa c'è qui. Fate i bravi, non potete farci questo. Proprio così, siamo i tutori dell'ordine. Ah, sì? E allora vedete di riordinare per bene la cella. Adesso che cosa facciamo? Oh, buon pomeriggio, detenuti! Mi auguro che i miei uomini vi stiano trattando bene. Comandante Lazar, ma siamo noi, tenente Proctor e sergente Copland. Ci hanno chiusi dentro. Ma, dal mio punto di vista, questa è una punizione forse troppo severa per essere senza uniforme, ma dovete capire che la legge è la legge. Non vedo più via d'uscita, tenente. Dipende solo in che direzione stai guardando. Ma è la chiave della nostra cella. Come la prendiamo? Non prendiamo, tu prendi faccia a terra! È inutile, signore, purtroppo! Non ci arriverò mai e poi mai! Questo perché non usi la testa! Aveva ragione, signore, ce l'ho fatta! Se Mr. Shuttle ha nascosto qui il sindaco, li troveremo. Allargatevi, ragazzi! Tranne House, è già largo abbastanza. Ti aspetti, socio! Perquisiamo la casa degli specchi! Cospita, guarda quanti ce ne sono! Sarei così se avessi mangiato sempre tutta la pappa! Non dovremmo perdere tempo in questa maniera! Calmati, amico, anche ai poliziotti fa bene divertirsi! Finalmente il mio vero io! Si è spaventato anche lui. Oh, non preoccuparti, Hux, è tutto uno scherzo. Mr. Shuttle deve essere da queste parti, me lo sento nelle ossa. Ecco fatto, Shuttle. I suoi compari sono stati liberati. Ora deve restituirmi la libertà. Per averla poi come testimone a carico, finirei in pasto ai cani. Grazie per la prova di fedeltà, bastardo. Ma lei deve lasciarmi libero! Ho una città da governare! Se lo può scordare, la terrò prigioniero finché non mi sentirò al sicuro! Non riuscirà a farla franca! Il sindaco ha ragione, pagliaccio! Ora ti sistemiamo come meriti! Ne dubito! Arrivederci! Va di fretta, Mr. Shuttle! Altro che va difilato in prigione! Mani in alto, piedi piatti! A quanto pare siamo molti più di voi. Mani in alto, lo dico io invece. Meglio ubbidire, a occhio e croce questo è scacco matto. Ok, ok, ci arrendiamo.
Amici, il caso è chiuso. La salvo io, signor sindaco. Oh! Grazie per aver azionato la botola, agente dei miei stivali. Prendete il sindaco e tagliamo la corda. Te ne pentirai amaramente. Non contarci, amico. Dividiamoci ognuno per sé, ragazzi. Mister Shatto se la sta filando. Sì, e anche gli altri. Pensate voi a loro, Jones e io inseguiamo Shatto. Fermi, aspettatevi, sono io che comando qui! Sono entrati nel tunnel dei fantasmi! Benvenuti nel mio castello, posso mordervi sul collo? Eccoli là! Stanno salendo sulle montagne russe! E non hanno comprato il biglietto! Segnati tutto, Callahan! Non perderteli, Hux! Fino adesso non ho mai mancato un pedone. Mamma mia, che botta! Ci penso io. Come non detto. Se volete giocare, giochiamo! Avete il diritto di non parlare. Qui non si vede anima viva. Dove si saranno cacciati? Pronto! Oh! Buongiorno, capitano! Leone, il mio mirino! Aprire il fuoco! Proctor, me lo pagherai per questo! Siamo davvero troppo in gamba per quei cialtroni. Fermi lì, dove siete? Perché non vieni a prendermi? Dagli addosso, fulmine. Possibile che debba sempre farti vedere tutto? Guarda. Miau, miau, miau. Ok, ok, basta così, mi arrendo. Certo che hanno scelto proprio il posto giusto per nascondersi. L'unica è spaventarli con l'effetto fantasma. Capo, ci sono i fantasmi, non converrebbe filarcela. È solo un trucco, mestre, rilassati. Anche tu, Fufu. Ehi, e quello che cos'era? Hai visto? Quei lamenti sono finiti. Te l'avevo detto che era un trucco. Salvatemi, vi supplico. Salvate prima me, sono il capo. Bel lavoro, gente, ve l'avevo detto. Impacchettali, House. Con piacere. Ok, qui c'è il resto. Agente Mahoney, lei e i suoi uomini vi meritate una medaglia per quello che avete fatto per la città. Grazie, non importa che sia d'oro, signore. D'argento andrà benissimo. Lo abbiamo preso! Proctor ha catturato Mr. Shatto! L'ho trovato che bazzicava vicino alle montagne russe. È impossibile! Mr. Shatto è già stato catturato! Ma allora questo chi diavolo è? Ma sono io, cioè voglio dire, che diamine! Ecco, tenevo d'occhio i miei ragazzi ricorrendo a una copertura adatta. Proctor, sei un emerito imbecille! Stai minando anche la mia salute mentale! Attento, signore, agitarsi non l'aiuta. Vi prego, qualcuno mi chiami qualcuno. Ok, signor qualcuno.